Gabriele Paolini, il presenzialista televisivo, è venuto qui. Mi dispiace che il cane abbaia, non voglio spaventare il cagnolino. Sono venuto qui di fronte alla storica sede del Resto del Berlino, considerando ovviamente l'Italia, e di volta in volta arrivo dinanzi a quotidiani importanti. Sono stato alla Stampa a Torino, al Corriere della Sera a Milano, eccetera eccetera, e non potevo mancare a Bologna. In 16 anni la prima volta che io vengo a manifestare qui a Bologna, e ho scelto un quotidiano non a caso, Il Resto del Carlino, perché in bolognese dare Il Resto del Carlino significa dare un po' una strigliata. Allora, visto che non vedo molti cittadini, ma c'è qualche cittadino alla fermata, tra l'altro venire qui al Carlino per me è stata un'impresa ardua, ma che dico ardua? Assai ardua, perché dalla stazione venire qui veramente ci ho messo quasi meno da Roma. Comunque io sono qui, ovviamente do anche la massima tranquillità ai colleghi della controlleria, che ovviamente il limite mio è questo, e qui non validerò i limiti del giornale. Sono qui per lanciare, quindi questo è lo scopo di essere qui a Carlino, un malocchio contro Berlusconi. Per quale motivo? Visto che Berlusconi non si vuole dimettere, visto che Berlusconi non vuole indire nuove elezioni, che cosa fa Paolini? Io adesso, simbolicamente, anche se fa freddo, non mi interessa il freddo, io inscenerò uno spogliarello simbolico, e in questo istante, appena io mi spoglierò, il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, perderà l'elezione. Allora, ricapitolando, di fronte Paolini, il presenzialista televisivo, all'importante e autorevole Resto del Carlino, che è un giornale che ha oltre 125 anni di vita, 125 più 1, come leggo sul quotidiano, sono qui per lanciare un malocchio contro un presidente del Consiglio che non vuole dimettersi, che non vuole indire legali elezioni. E che cosa fa Paolini? Gli fa perdere l'elezione. Questo è ovviamente abbastanza chiaro. Adesso io inizierò il mio spogliarello, coinvolgendo anche i passanti. Chiedo anche al giovane, come dico sempre, no, ma non si spaventare, se hai modo di mettere su YouTube, visto che mi sto per spogliare, hai modo di fare una ripresa col tuo telefono. Io sono molto istantaneo artista, allora prego, falla pure. No, ce l'ho in macchina quella. Figlio mio, io pensavo che un telefonino che potesse anche riprendere, ma comunque, allora ritorno nei pressi del quotidiano. Allora io qui inscenerò questo mio simbolico spogliarello. Scritto, ma non mi interessa il freddo, ma che cos'è il freddo, su via, è una bella giornata, non c'è il sole, vabbè, non c'è il sole, questo sì, ma allora vediamoci solo la giacchettina. Voilà. E ovviamente anche voglio, e anche i giornalisti delle redazioni, non voglio distrarre ovviamente il nostro lavoro, ma possono vedere da lontano, perché mi sembra un po', rispetto agli altri quotidiani, il Corriere della Sera in via Solferino, la Stampa in via Marenco, come mai qui al Carlino avete questo sbarramento? È un po' frio, cioè, puoi dire, pensavo che potessi venire proprio fin sotto alla redazione, ma non importa, voglio rispettare il lavoro, ma addirittura vedo qui una recinzione, ma mi sembra un po' eccessivo per un quotidiano, ma comunque apprezzo molto il lavoro anche che fa Xavier Iacobelli, seguo molto spesso il quotidiano net.it come. Comunque adesso andiamo avanti perché comincio ad avere freddo e voglio completare questo spogliarello. E quando sarò spogliato, in quel momento il dottor Berlusconi perderà l'erezione. Attenzione, è un momento molto delicato, mi dispiace per Rubi, mi dispiace per le fanciulle, ma visto che lui
non vuole indire nuove elezioni, a questo punto io mi vedo costretto, essendo uno studioso, lo dico anche ai cittadini e ai giovanissimi, di Gustavo Roll. Gustavo Roll è uno dei più importanti, intanto agevoliamo se le macchine devono uscire, io ovviamente non voglio arrecare problemi, garantisco che non entro, è una parola che do, quindi potete tranquillamente aprire, eh? Non mi sembra di creare più problemi, io non entro, non c'è problema. Ma cosa suona? Ha così fretta di andare a casa? Allora, la signora evidentemente andrà a scopare perché aveva così fretta di ritornare a casa. Allora io adesso vorrei concludere questo spogliarello simbolico. Sì. Detto, attenzione, e voilà. Allora, ovviamente io lo spogliarello si conclude qui perché potrebbero anche esserci dei minori che passano sulla strada e io rispetto ovviamente i minori, che vedevo lì lotta contro la pedofilia da moltissimi anni, ma comunque io vorrei veramente concludere perché fa freschetto, non vi nascondo che i 2 gradi della stazione alle 15, adesso saremo sicuramente a 2-1, speravo che nevicasse, pazienza, la neve non c'è, ma comunque l'atmosfera è molto felliniana, molto surreale. Allora in questo istante Silvio Berlusconi ha perso l'elezione, non potrà più scopare per la gioia delle donne minorenni e non, perché io vorrei veramente dedicare un grandissimo applauso, ma veramente un grandissimo applauso ad una cittadina di Bologna. Vogliamo dire che ci sono anche delle donne che rappresentano l'Italia, come la vostra concittadina Laura, che mi sembra ieri sia stata salvata dopo 70 minuti di arresto cardiaco giù di là. Allora io dico evviva, faccio un applauso a voi donne, perché adesso si sta parlando troppo di Berlusconi. Io ovviamente spesso avete sentito Paolini gridare Emilio Fede cornuto, ovviamente, perché io non solo oggi lancio un malocchio contro Silvio Berlusconi, non solo Paolini, essendo studioso di Gustavo Roll, che è uno dei più grandi luminari del surrealismo, come dire, del sogno, eccetera, della creatività, avendo studiato Gustavo Roll, io veramente ho un potere, tra virgolette, quello di portare molto bene o molto male, e a Berlusconi voglio portare molto male. Quindi perde l'elezione, non potrà più scopare. E non solo, io oggi voglio lanciare un appello, io vorrei che Berlusconi arrivasse a decidere di sposarmi. Per quale motivo? E tutto quanto spiegato, conciso, sarò veramente sintetico. Visto che Emilio Fede mi odia, se io dovessi sposarmi con Berlusconi, voi vi immaginate Emilio Fede, gli chiede la sincope, una sincope proprio immediata. E quindi allora a questo punto, quando io faccio Emilio Fede cornuto, ancora più significato, come direbbe Totò, la cosa quaglia. Comunque io tra poco vi saluto perché fa veramente freschetto, dovrei bagnarmi anche un po' con questa acquetta, ma perché no? Ma scusatemi, io ho fatto quest'estate un bagno nel Biancone, ho fatto un bagno a Fontana di Trevi e qui non c'è la fontana, consentitemi, prima di andare via, mi si consenta un bagnetto in quest'acqua che non è pulitissima, ma comunque è simbolico, perché il malocchio o si fa bene o non si fa per niente. Quindi io concludo salutando i giornalisti affacciati, salutando ancora Laura, portate i miei saluti ad una ragazza che rappresenta degnamente la femminilità. Non ci sono solamente le ragazzine, le minorenne e le donne che vanno a letto con Berlusconi e politici, ci sono tante donne, tante cittadine ignote che ogni giorno fanno il loro dovere senza andare a letto con i politici e rappresentano degnamente la femminilità. Allora io adesso concludo veramente con un bagno simbolico. Oh, un bagnetto simbolico.
malocchio, o si fa bene o non si fa. E va. Senz'altro l'acqua, la megafono ormai non funziona più, l'acqua è sporca, ma la sporcizia, lo dico senza il megafono, non è quest'acqua che cade dal cielo. La sporcizia è dare la mano a un politico. Io quando ritornerò a casa mi farò una doccia, mi laverò e mi riuscirò a lavare. Se io do la mano a un sindaco, se do la mano a un assessore, di destra, di non mi interessa destra o sinistra. La sporcizia è nella politica, a qualsiasi livello. Poi ci sarà pure il politico ovviamente onesto, però tendenzialmente è così. La vita, dobbiamo riappropriarci dell'umanità, il valore della foglia, il valore dell'acqua. Ecco perché io faccio queste performance. Sicuramente posso dare l'idea di essere eccessivo in tante cose, ma ha un significato quello che faccio. Lo dicono tanti giovani che hanno scelto anche come oggetto e tesi di laurea il mio personaggio, ma sono talmente contento di essere venuto qui a Bologna, sono talmente contento di aver espresso anche qui un malocchio contro Berlusconi, spero che tu possa mettere su YouTube questo filmato, e io sapete che vi dico, come direbbe Totò, dico io, oi boh, un altro bagnetto e poi me ne vado. Quest'acqua mi è dato di qualità. E voilà. E adesso è giusto anche rivestirsi, però prima di fare questo ovviamente voglio che l'acqua possa asciugarsi in maniera, non dico naturale. Avrei voluto, il mio istinto era quello di scavalcare questo cancello, ma voglio rispettare anche l'autorità giustamente di chi ha il lavoro, quindi di chi ha la controlleria, perché il mio istinto onestamente era quello di andare proprio sotto la sede del quotidiano. Ma il malocchio a Berlusconi ormai gliel'ho lanciato. Berlusconi, non scoperai più, ma come farai? Datti all'ippica, datti a qualsiasi altra cosa, come farai senza donne? Ma tanto ti voglio sposare io. Gabriele Paolini vuole sposare Berlusconi, lo farò diventare gay. Voi vi immaginate? Già Pier Silvio Berlusconi è gay perché io l'ho testato in una sauna gay tanti anni fa. Ma Berlusconi, vi posso garantire, diventerà gay. Evviva! E voilà. Fa freschetto, ovviamente. Però l'importante quando uno fa queste cose è anche un po' di teatralità. Quindi in quel caso, ovviamente il freddo si sente molto meno.